Benvenuti nel canale di Creando con Crochet in Love. Oggi ci occuperemo di realizzare una zucca, come avete visto già in anteprima, e quindi occorrerà del filato che sia acrilico. Io in questo caso sto usando del microfibra e questa lana in mohair che la userò per fare le foglie. E quindi niente, il colore della zucca sarà a vostra scelta e poi occorrerà la nostra imbottitura. E verrà lavorato il nostro filato con uncinetto del numero 3.5. Occorreranno le nostre forbici e il nostro ago da lana. Andiamo al tutorial. Ho avviato 15 catenelle. Il numero delle nostre catenelle equivale alla grandezza della nostra zucca. Quindi se volete farla più grande ne farete di più e al contrario ne farete di meno. Ok. E aggiungiamo altre 3 catenelle che rappresentano la nostra prima maglia alta, saltiamo 1, 2, 3, 4 catenelle, andiamo alla quinta e formiamo la nostra seconda maglia alta. Quindi per ogni maglia sottostante formiamo le nostre maglie, in questo modo semplicemente, fino ad arrivare alla fine. Fatta l'ultima maglia, ci alziamo con 3 catenelle, giriamo il lavoro, filo nell'uncinetto e come vedete ci ritroviamo con ogni punto sottostante. E quindi noi non dobbiamo prendere tutto il punto prendendo tutte e due le asole, bensì prendendo l'asola interna, quindi quella esterna la lasciamo libera. E prendiamo l'asola interna, facciamo la nostra maglia alta, quindi andiamo nella successiva maglia e facciamo la stessa cosa, quindi per ogni maglia sottostante andiamo a prendere la maglia interna del lavoro, l'asola interna, in questo modo. Quindi continuare in questo modo, ve lo faccio vedere un'ultima volta. Quindi qui abbiamo l'asola per intero, cioè abbiamo il punto per intero, prendiamo l'asola interna, quindi dalla parte interna del nostro lavoro e andiamo a formare la maglia alta in questo modo. Quindi continuare così per tutto il arrivati alla fine, prendiamo il nostro punto in questo modo facendo la nostra maglia alta. Dopodiché ci alziamo con 1, 2 e 3 catenelle, giriamo il nostro lavoro e facciamo la stessa cosa. Quindi prendendo sempre l'asola interna formiamo le nostre maglie alte, in questo modo semplicemente, fino a raggiungere la larghezza del nostro lavoro. Quindi vi faccio vedere, quindi dobbiamo fare tutti questi giri prendendo soltanto l'asola interna e formando queste maglie alte e questo stabilirà la larghezza della nostra zucca. Più allungate, più larga sarà la nostra zucca, perché la nostra zucca verrà in questo modo. Quindi questa è l'altezza della zucca, che poi verrà chiusa sia da questa parte che dalla parte interna e dalla parte inferiore. E quindi lavorando i nostri giri andremo a formare la circonferenza della nostra zucca, che poi verrà tutto girato in questo punto e verranno cuciti sia questo lato che l'altro lato che si andrà a formare. Quindi più giri farete, più larga sarà la vostra zucca. Raggiunta la lunghezza desiderata, dobbiamo andare a cucire i due lati. Quindi entriamo in uno dei punti, in questo modo, e facciamo delle maglie bassissime. Quindi entrando, prendendo l'anello interno, e l'anello esterno dall'altro lato, andiamo a formare i nostri punti bassissimi in questo modo. Quindi 1 e 2,
e chiudiamo in questo modo fino ad arrivare ovviamente all'altro estremo. A questo punto togliamo il nostro filo più lunghetto in modo da poter fare la cucitura. E chiudiamo il tutto. Facciamo una cucitura attorno al in questo modo, quindi entriamo da una parte e usciamo dall'altra. In modo da creare poi la chiusura per la nostra base. Quindi poi tirando in questo modo, come vedete, si arriccia e si va chiudendo il tutto. Quindi facciamo in questo modo. Continuare così. A questo punto tiriamo i nostri fili in questo modo e chiudiamo il tutto, quindi agganciamo tutto, facciamo dei nodi. Capovolgiamo il nostro lavoro dal dritto in questo modo e riempiamo con la nostra imbottitura. A questo punto chiudiamo la parte superiore per come abbiamo fatto sotto. Dopo aver stretto per bene anche questa parte, quindi già vedete si prende la sua forma. Qualche nodino in più e poi passiamo tutto il filo attraverso l'imbottitura, quindi andiamo nella parte sotto, facciamo uscire in questo modo e blocchiamo il tutto facendo qualche passaggio. Quindi andiamo a bloccare anche l'altro filo e poi tagliamo il tutto. A questo punto facciamo la parte rotonda che va poi fissata in questo punto, quindi facciamo il nostro cerchio magico. Ci alziamo con 3 catenelle, all'interno formiamo 12 maglie alte, quindi questa è la seconda, la terza e così via. Tiriamo il tutto in questo modo e ci chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella. Quindi questa è la parte che va sopra in questo modo. Quindi tagliamo il nostro filo un po' più lunghetto per poi fissarlo, quindi cucirlo. E chiudiamo il tutto.
Adesso faremo il gambo. A questo punto facciamo 8 catenelle. Saltiamo 1, 2, 3 catenelle, andiamo alla quarta e facciamo la maglia bassissima. Quindi per ogni maglia che ci ritroviamo facciamo una maglia bassissima. In questo modo. E abbiamo formato il nostro gambo da mettere qui sopra. Quindi tagliamo un po' più lungo il nostro filo e blocchiamo il tutto. A questo punto, inserendo l'ago in uno dei fili che ci rimangono, andiamo proprio al centro di questa corolla, in questo modo, e passiamo il filo sotto. Poi andiamo a prendere l'altro filo, lo inseriamo e lo passiamo anche questo al centro della nostra corolla, in questo modo. Quindi, dopodiché, facciamo un bel nodo sotto e abbiamo inserito così. Guardate, quindi adesso questi fili li nascondiamo attorno proprio ai nostri punti, quindi nascondiamo anche questo filo attorno ai punti in questo modo. E lo tagliamo. Con questo filo che ci rimane dobbiamo andare a cucire il tutto attorno a questo, alla nostra zucca. A questo punto non ci resta che cucire il tutto, quindi in questo modo attorno alla nostra zucca cuciamo questa corolla, quindi per tutto il giro. Dopo aver fissato per bene tutto, andiamo all'interno, quindi passiamo al centro della nostra zucca, al di sotto, in questo modo. Diamo qualche punto, fissiamo per bene . Facciamo passare un'altra volta al di sopra. E tagliamo. A questo punto abbiamo formato la nostra zucca. Adesso non ci resta che fare le foglie. Per le foglie iniziamo col fare un cerchio magico, ci alziamo con 4 catenelle, doppia maglia alta dentro il cerchio, 4 catenelle, ci blocchiamo con una maglia bassissima, nuovamente 4 catenelle, doppia maglia alta, 4 catenelle, ci blocchiamo con una maglia bassissima, quindi fare un altro petalo allo stesso modo. A questo punto chiudiamo, stringiamo il nostro cerchio in questo modo e facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 catenelle.
A questo punto aggiungiamo altre 5 catenelle, filo nell'uncinetto due volte, 1, 2, 3, 4, andiamo alla quinta catenella e andiamo a formare una maglia doppia. 4 catenelle e ci blocchiamo dentro lo stesso punto da dove siamo partiti, in questo modo. Ci rialziamo con 1, 2, 3, 4 catenelle, filo nell'uncinetto due volte, facciamo la doppia maglia alta, 4 catenelle. Ci blocchiamo allo stesso punto, in questo modo. Nuovamente 1, 2, 3, 4, doppia maglia alta, 4 catenelle e ci blocchiamo sempre allo stesso punto con una maglia bassissima, in questo modo. Ripartiamo con le nostre 15 catenelle, quindi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Quindi 1, 2, 3, 4, alla quinta andiamo a formare la nostra doppia maglia alta. Quattro catenelle, rientriamo nello stesso punto, maglia bassissima. Nuovamente ci alziamo con le 4 catenelle, doppia maglia alta, 4 catenelle, ci blocchiamo allo stesso punto con una maglia bassissima. 4 catenelle, doppia maglia alta, 4 catenelle, maglia bassissima e ci blocchiamo in questo modo. Tagliamo il nostro filo più lungo per poi avere il modo di per poterlo cucire e ci blocchiamo. Fissiamo la nostra foglia in un punto della zucca e poi ovviamente si taglia il nostro filo. Ecco come si presentano le nostre zucche. Come vedete sono davvero molto carine e quindi questa è venuta più grande, quindi in base alle catenelle che andrete ad avviare e ai vari giri che andrete facendo diventerà più grande o più piccola. Guardate anche questa che è carina, piccolina. Si possono fare anche ancora più piccoline per usarle come portachiavi, come anche già questa misura si può usare per come segnaposto per le nostre serate di Halloween. E niente, spero che anche questo progetto vi piaccia e che lo troviate davvero simpatico. E alla prossima!